Buongiorno a tutti, ben ritrovati di nuovo qui in vostra compagnia, 12:34 minuti, mercoledì 27 gennaio, la nuova puntata di Good Morning Milano. Apriamo la nostra puntata, come di consueto, dando un'occhiata sulla nostra città per vedere che aria tira a Milano. La notizia è molto bella perché quest'oggi il livello che Arianna sta misurando del PM2,5 in tempo reale dalle 100 Arianne installate da Wise Air sulla città di Milano è di 5 microgrammi per metro cubo, quindi insomma un buon risultato, un'aria gradevole, finalmente un'aria pulita. Speriamo che tenga, anche se torneremo a parlare del grande disagio dell'aria molto inquinata che abbiamo avuto nelle scorse settimane e che, attenzione, potrebbe ritornare appena il tempo, appena il meteo diventi un po' più brutto. Quindi staremo sempre all'occhio, grazie soprattutto ai ragazzi di Wise Air e alla loro Arianna, il vaso che respira, appunto installato su 100 e più balconi e terrazzi della nostra città. Oggi è mercoledì, e mercoledì è il giorno in cui si parla di Milano Integra, e lo facciamo insieme al Deus Ex Machina, appunto, di Milano Integra, che è Albi Oxa. Lo vedo collegato, l'abbiamo perso per qualche collegamento perché non stava tanto bene, ma adesso dice di stare bene, quindi insomma siamo contenti. Ben ritornato Albi. Buongiorno Fabio, buongiorno a Senti che tutti, voce sexy che gli è venuta sono anche. ritornato, sono Infatti, infatti. ritornato. Ci mancavi tantissimo, ma eravamo felicissimi di vedere Lisa al posto tuo, in realtà, ti dico la verità. Però va bene, un saluto anzi Grazie. a Lisa Chiaradia, che so che ci sta seguendo come sempre, e un saluto, Albi, portalo anche a tutti gli altri di Milano Integra, che so che state Grazie. facendo grandi cose. La cosa interessante di questa nuova stagione, diciamo, di Good Morning Milano con voi, è che ogni volta troviamo delle sorte di classifiche, o meglio, delle motivazioni per venire a Milano. Quest'oggi Milano Integra ha preparato tre motivi per venire a lavorare a Milano, giusto? Esattamente, esattamente. Questa nuova stagione abbiamo scelto, insomma, di offrire già quelle che sono alcune delle nostre, insomma, preparazioni, quindi degli stimoli per fare in modo di avvicinare quante più persone possibili a Milano, insomma, per svariati motivi. Quindi oggi vi racconterò, scusate la tosse, i tre motivi per lavorare a Milano. Il primo è la crescita professionale. Questo significa che quando si sceglie di venire a Milano per lavoro, sicuramente ci sarà un consolidamento e successivamente una valorizzazione delle proprie competenze, quindi al di là del livello di preparazione in cui si arriva, dell'ambito del settore in cui si agisce, e sicuramente ci sarà poi anche una maggiore possibilità di incontrare nuove offerte di lavoro che è data dallo scambio con gli altri, che possono essere semplicemente colleghi o amici che si incontrano durante il proprio percorso. Questo è il primo punto. Il punto secondo sono appunto le opportunità di carriera in multinazionali, ma anche in startup, ma anche in aziende in via di sviluppo. E qui mi sono permesso, insomma, di scrivere questo paragone che un giorno sei dipendente, un giorno sei tu, diventi tu il fondatore della startup, perché Davvero? non si tratta tanto di sogno, ma anche essere, come dire, a contatto con tante realtà di professionisti, ma anche camminando per strada, l'argomento di cui le persone parlano è molto spesso sono idee, progetti in corso, quindi diventa una parte quotidiana e si impara, come dire, a ragionare in modo imprenditoriale, no? Quindi questo è il punto numero due. Questo vuol dire che sicuramente bisogna mettere in conto che ci sarà una crescita propria di carriera, quindi anche se, ripeto, qualsiasi sia l'ambito in cui si agisce. Il punto numero tre, non lo ricordo, lo spirito Spirito imprenditoriale, imprenditoriale. appunto, che si collega sempre a quello che dicevo prima, che essere circondato da tanti professionisti, da questa sfera in cui Milano, voglio dire, rappresenta tantissime cose, rappresenta il design, rappresenta la cultura, rappresenta tantissime altre cose. Una tra queste chiaramente è anche la sfera lavorativa, ok? Quindi sicuramente i cittadini milanesi non sono ossessionati al lavoro, ma semplicemente soddisfatti, quindi per loro diventa una buona causa da poter, come dire, anche condividere con altri, no? Ed ecco, questa realtà per molti che vengono da fuori diventa proprio uno stimolo. Appunto, magari dopo 2 o 3 anni a Milano una persona trova il coraggio che non ha trovato prima
nel suo paesino e avvia la sua società oppure la sua startup, eccetera, eccetera. Quindi questi sono, è veramente un riassunto che noi abbiamo fatto anche dalle nostre esperienze. Ecco Albi, questo è interessante, appunto, non sono dei racconti questi, non sono vostre fantasie. Voi questo lo dite perché o ci siete passati, o sono le vostre esperienze, certo, o vi siete confrontati invece con nuovi arrivati nella città, perché poi questo è il vostro operare giornaliero come Milano Integra, giusto? Esattamente, esattamente. Il nostro obiettivo è quello di assistere i nuovi arrivati, quindi che siano nazionali o internazionali, e di aiutarli sia nella prima assistenza ad inserirsi in città, ma soprattutto poi nella seconda fase in cui debbano trovare appunto dei canali di comunicazione con come funziona la città e quali sono le loro esigenze, no? Quindi trovare un modo per farli sentire a casa, ecco, facendoli fare sempre, orientandoli a trovare le loro esigenze, a fare le loro cose che hanno bisogno di fare in città. Ricordaci le coordinate quindi per sapere di più su Milano Integra e soprattutto per, se abbiamo bisogno, contattarvi, perché sono tanti i servizi Certamente. Che date. Ricordiamo che, intendete, per chi arriva a Milano, chiunque, cioè dall'immigrato che arriva da lontanissimo e che vorrà qui fare la sua nuova vita, a chi invece viene magari precisamente magari solo da Novara e non sa come muoversi all'interno della città, giusto? Esattamente, esattamente. Diciamo che non abbiamo alcun filtro di selezione. Quindi le persone ci possono contattare prima di tutto dal nostro sito, che è www.milanointegra.org. Diversamente, se hanno bisogno di assistenza un po' più live, chat, possono scaricare un'applicazione che si chiama Valori App, che è un nostro partner, registrare il loro account e là possono contattarci in diretta, quindi possono appunto mettersi in contatto diretto con noi. E altrimenti scrivere via mail associazione@milanointegra.org. Perfetto. Per la voce, ma... No, perfetto, infatti Albi, allora io ti ringrazio, appunto ti saluto, ti lascio riposare e riprendere le forze, così che settimana prossima ti avremo di nuovo qui in collegamento al massimo della tua forza, va bene? Grazie mille e prossima settimana con altri tre motivi per lo scopo. Vedremo, scopriremo settimana prossima quali altri tre motivi ci sono per venire a Milano e per fare che cosa. Grazie mille Albi, buona giornata. Grazie Fabio. A presto. Grazie a tutti, buona giornata. Continuiamo quindi facendo tanti auguri ad Albi per la sua guarigione con un momento invece di riflessione, di poesia, di pausa. Lo facciamo quest'oggi in compagnia di Alice Bertolasi, una delle tre foche parlanti che ha una sua incursione poetica dedicata ad Armando. Sentiamo Alice Bertolasi. Oggi leggo una poesia di Chandra Livia Candiani, tratta dalla raccolta La domanda della sete. Chi muore? Chi? Questo vuoto che mi vanga e mi succhia, questo vuoto imperioso, di chi è il mandato? Quale abbandono mi accerchia e mi sminuzza? Di quale pane sono morso? Di quale belva, boccone? Vuoto, grande uragano, mano discreta che ti tiene, nel palmo segnato da altri, uragani, ventre aperto, alle intemperie di ogni età. Ecco. Io esisto. Piccolo animale sotto chiave. La solitudine è assenza di geografia. Lo avete sentito? Queste erano le parole dedicate da Alice Bertolasi ad Armando. Questa è la poesia di oggi, questo è il momento, anzi l'incursione poetica delle foche parlanti che potete ritrovare tutti i giorni qui su Milano News all'interno di Good Morning Milano, quando appunto a metà trasmissione ci prendiamo questa piccola pausa prima di introdurre l'ospite di giornata. Lo vedo già collegato con noi, si chiama Cristian Zanelli e è in collegamento con noi dal borgo intergenerazionale di Greco.
di cui lui è uno dei fondatori, delle anime pulsanti di questo borgo, che appunto andremo a scoprire meglio con lui in collegamento. Buongiorno Christian, benvenuto. Buongiorno, ciao, grazie dell'invito. Ma grazie a voi di aver accettato il nostro invito, perché insomma ci sembra interessante parlare della vostra realtà. Già il nome è molto interessante, BIG, ma che è un acronimo perché è Borgo Intergenerazionale Greco. Che cos'è un borgo intergenerazionale? Sapevo che l'avrei sbagliato prima o poi. È difficile da dire, però è molto semplice da spiegare. È un posto dove abitano diverse persone di diverse fasce di età. Il nostro impegno è fare in modo che la loro convivenza sia occasione per costruire relazioni. Quindi È molto più facile di interessante, quello che sembra. questo che stai dicendo, perché mi sembra di capire che voi siete fondamentalmente dei facilitatori per fare una cosa che una volta si chiamava semplicemente vicinato, vicini di casa, ma che adesso diventa invece magari coi tempi un po' più complicato da costruire, ma grazie a momenti, luoghi e figure come la vostra si riescono invece a ricreare e ricreare molto bene. Allora, spiegaci bene come nasce il progetto Big, quando nasce, un progetto che viene da lontano, verrebbe da dire, finalmente invece adesso è nella fase clou dove gli abitanti stanno prendendo possesso del proprio borgo. Raccontaci un po' bene che cosa è Big. Ok, allora il progetto insomma, è stato costruito già dal 2015, quindi ci stiamo lavorando da un po' di tempo. E finanziamenti di Cariplo e di Bismarck, due grandi fondazioni, sono arrivati nel 2019 e dal 2020 siamo proprio attivi e trasferiti qui. La nostra cooperativa Bicittà è il soggetto di questa operazione e abbiamo proprio preso sede operativa nel borgo, perché vogliamo seguire questo servizio, il nostro primo servizio, proprio da vicino. Quindi anche noi siamo nel gruppo dei vicini di casa. Abbiamo questo ruolo di facilitatori perché hai ragione, le relazioni non sono più spontanee e poi c'è anche un cuore sociale nel progetto. Questa iniziativa è comunque all'interno di un grande intervento di riqualificazione urbana che ha costruito il borgo Cascina Conti. Un intervento pubblico e privato, all'interno del quale a scomputo degli oneri di urbanizzazione c'è una parte, la nostra cascina ristrutturata, che ospita un servizio riconosciuto dal Comune di Milano come migliorativo per la cittadinanza. E quindi sono persone che abitano qui, ci sono 25 alloggi all'interno della cascina ristrutturata, ma sono persone che in qualche modo stanno affrontando un momento più o meno difficile della propria vita. Giovani, studenti o lavoratori, over 65, over 60, diciamo, gente che magari è appena entrata nel mondo della pensione, e poi un micro servizio a tutti gli effetti rivolto a genitori singoli con bambini. Quest'ultima parte è proprio in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Milano. Okay, molto interessante, perché il vostro intervento appunto nasce da un intervento di edilizia, quindi uno dovrebbe pensare, ok, mi vogliono vendere o mi vogliono affittare semplicemente un appartamento, ma invece non è per niente così, anzi, le offerte, diciamo, che voi avete sono in realtà offerte in base alla tipologia dell'abitante che poi entrerà a far parte e a occupare questi alloggi appunto che ci sono. Perché la cosa interessante è che voi non è che siete appunto un'agenzia immobiliare, ma in realtà date e fate un contratto di servizio vero e proprio con chi viene poi a vivere in quello spazio, perché diciamo c'è un dare e avere, potremmo dire proprio in questa maniera, no? Cioè io mi impegno affinché il borgo sia parte integrante della mia vita e vivo quel borgo anche, dando qualcosa di mio, giusto? Assolutamente, noi siamo riconosciuti come gestori sociali Gestori sociali, perfetto. abbiamo un contratto col Comune di Milano, una convenzione che dura 22 anni adesso, e per 22 anni siamo riconosciuti appunto come i gestori, i facilitatori di questo progetto che è sperimentale anche per il Comune, quindi ci sta molta attenzione sul nostro operato. Poi alla fine di questi 20 anni la struttura, cioè la cascina strutturata, tornerà al Comune di Milano che potrà metterla a bando sullo stesso servizio o sulla sua evoluzione. Spiegaci un po' allora cosa sono queste famose tre offerte di cui parlavamo, insomma, le abbiamo già detto, ma soprattutto cosa vuol dire essere, cioè avere un servizio e quindi dare qualcosa poi in cambio alla comunità o comunque borgo in questo caso? Sì, è molto interessante. Facciamo un esempio. I ragazzi che abitano da noi, che vanno come età dai 18 a 35 anni, poi in Italia si è giovani anche oltre, però noi Sì, ci siamo dati questo diciamo. limite.
Loro, oltre ad avere un alloggio che per noi è quasi accessorio rispetto al Ok. servizio, danno alla cooperativa, danno al quartiere, al vicinato, 10 ore di volontariato al mese, che sono 2 ore e 5 alla settimana. Nove e mezza Il nostro settimana. impegno, spettatori, è quello di orientare questo patrimonio di ore, questa risorsa, o all'interno del borgo, quindi aiutando un vicino di casa, che ne so, per imparare meglio l'italiano, cosa che succede, o per fare dei piccoli lavori di bricolage, o all'esterno del borgo e quindi in relazione con il quartiere. Per fare due esempi, stiamo collaborando con l'orto di Bing, che è sulla Martesana, è un orto condiviso. Alcuni dei nostri lavoratori o studenti che abitano qui aprono quel bello spazio sulla Martesana un giorno in più alla settimana. Oppure abbiamo con l'associazione SOS, che ha un servizio di ambulanze nel quartiere, e con loro raccogliamo la spesa da alcuni supermercati amici, facciamo i pacchetti e lo distribuiamo alle famiglie bisognose del quartiere. È un progetto della Molto SOS interessante però, che Christian, perché mi stai dicendo che le ore di volontariato che chi verrà a vivere dentro a Big deve fare e fa appunto queste 2 ore e mezza, diciamo, a settimana, non sono rivolte solo però al sostentamento di Big stesso o allo stare bene tra vicini di casa. Mi stai dicendo andiamo anche nel quartiere, cioè fuori da Big, fuori dal nostro borgo, cioè andiamo ad aiutare in realtà tutta una comunità che è quella, in questo caso di Greco, ma comunque diciamo milanese proprio vera e propria. soprattutto mi viene da dire in questa fase di startup nella quale siamo anche partiti in un anno, come Non si avete sa, scelto l'anno abbastanza. più facile, effettivamente, ma non potevate saperlo, No, poi effettivamente. quando si parla di relazioni e Infatti, tutto, adesso è insomma, ben tutto è rischio. complicato. Però detto questo, devo dire che siamo partiti naturalmente, anzi, un po' quasi sorprendente, più verso l'esterno che verso l'interno. Al momento abbiamo 10 studenti e lavoratori e due persone oltre i 60-65 anni. Quindi il mutuo aiuto interno al momento ha meno possibilità. Stiamo lavorando tanto invece con il quartiere e le offerte di collaborazione sono tantissime. Al momento abbiamo quasi la preoccupazione di sovraccaricare i ragazzi piuttosto che avere poca offerta. Beh, c'è da dire che insomma avete anche della forza giovane, perché appunto sono ragazzi, dicevi, studenti giovani, quindi possono anche magari dai supportare un po' di sovraccarico. Non ti preoccupare, Cristian, che secondo me sono ben Esatto, contenti di darsi assolutamente. da fare in una realtà bella come la vostra. È molto interessante anche invece la terza offerta che mi dicevi, che è proprio in strettissima collaborazione con il Comune di Milano e ha a che fare con genitori single con bambini, giusto? Sì, la Intanto collaborazione col dico alla regia, vi comune. faccio vedere anche, abbiamo anche qualche foto comunque di Buono. quanto è bello Big, quindi facciamolo vedere, Filippo pure quando vuoi, falle vedere mentre parliamo. Sì, noi alla fine stiamo in una cascina che è del 1500 e che è stata anche ristrutturata, riqualificata, in alcune parti recuperata proprio, con un ottimo progetto. C'è da dire che appunto la collaborazione col Comune Questa, di Milano scusa parte. Christian, stiamo vedendo proprio in questo momento la foto di com'era la cascina, credo negli anni Ah, guarda, 60-50, prima ancora del. io non le vedo, Sì, no, no, tranquillo, infatti, vorrei. scusa se ti ho interrotto, e adesso appunto gli interventi poi di miglioramento. Prego, vai pure. Quindi la collaborazione col Comune di Milano parte proprio dall'intervento, dal progetto urbanistico, che è pubblico-privato, si sono messi d'accordo per fare un progetto di riqualificazione dell'area molto generale, fatta molto bene. All'interno di questo il Comune ha accettato la proposta di Abicittà di inserire questo progetto sperimentale che prende un modello tedesco, le case multigenerazionali tedesche sono un riferimento per chi fa il nostro mestiere, abbiamo provato ad applicarlo alla scala del borgo. E quindi il Comune di Milano già è stato al gioco, mi viene da dire. In più, all'interno di questo progetto già sperimentale di suo, per 6 alloggi c'è proprio una collaborazione stretta che sta partendo, stiamo facendo tutte le pratiche burocratiche anche di accreditamento del servizio, 6 alloggi sono destinati a persone, genitori singoli con bambini, quindi arriveranno qui, segnalate dai servizi sociali della città, delle persone che hanno bisogno di un appartamento e un sistema di relazioni che li aiuti in quella fase della vita. Abbiamo visto passare una bellissima immagine con un vostro cartello che dice avere i vicini di casa è come avere una casa più grande, qualcosa del genere, l'ho preso giusto. Ecco, no, avere buoni vicini è come avere una casa più grande, molto interessante. Sì, è
È un, non so se è un modo di dire cinese, o, però ci siamo ritrovati molto. Poi c'è la parola grande, no? Big è grande perché mette le persone piccole, ci saranno anche dei bambini che abiteranno qui, con le persone grandi. La relazione fa tutti più felici, no? E quindi anche questa cosa della casa più grande, quello che tutti cercano, in realtà qui hanno dei monolocali, ma potenzialmente hanno una piazza pubblica, perché siamo anche all'interno della realizzazione di una grande piazza e all'interno di un quartiere che è uno dei più accoglienti di Milano. Beh, uno dei vecchi borghi di Milano, e come tutti i borghi di Milano hanno un fascino pazzesco. Ricordiamo che insomma era uno di quei comuni greco che nel 1923 è stato appunto annesso alla città di Milano, e quindi ha ancora molto quel vivere da borgo, da paese quasi a volte, verrebbe da dire, no? Cioè, anche proprio la chiesa, c'è cioè la piazza, c'è cioè tutto proprio il suo centro in realtà, è centrico a se stesso, e poi comunque beh, è molto comodo perché comunque sei poi in città pienamente. La cosa interessante, diciamo appunto che sono appunto Big sta proprio per intergenerazionale, quindi da grandi ai più piccoli che cercheranno appunto di vivere insieme in questo spazio e crearlo questo spazio, farlo vi anzi far vivere lo spazio mi verrebbe da dire, più che vivere nello spazio. Come funziona però adesso? Cioè cosa succede adesso? Come saranno le fasi da qui a venire? Se qualcuno è interessato e vuole candidarsi, qualche giovane studente vuole candidarsi, c'è ancora posto? Come funziona? Dici tutto, Cristian. Sì, assolutamente. Proprio per gli studenti abbiamo ancora molti posti, mi viene da dire, nel senso che abbiamo ancora tre alloggi da assegnare. Quindi sono alloggi in questo caso specifico due doppi e uno triplo, quindi bisogna arrivare già in gruppo, mi viene da dire. E appunto il modo per prendere contatto con noi è molto semplice, basta andare sul sito che è www.bigreco.it. E lì c'è una mail che scrive il perché si è interessati a conoscere di più Big, e poi si entra direttamente in contatto con me o con i miei colleghi. Siamo un team di sette persone attive su questo progetto, quindi è molto semplice. Poi l'ingresso all'interno dell'alloggio, della realtà, avviene per step, c'è cioè un primo questionario che si fa online e poi un paio di incontri con noi per vedere insieme come si può instaurare la relazione. È molto interessante questo del colloquio, perché non è un colloquio tanto per vedere se c'è il contratto, se non c'è il contratto, chi ti manda o chi non ti manda. È proprio per vedere le motivazioni, no? Di voler vivere in una situazione del genere. Sì, per noi il Cioè, non è tanto per stabilire un chiedere le contratto di referenze, no? servizio. Giusto, Cristian, non è tanto per chiedere le referenze, come farebbe un qualsiasi padrone di casa, giusto? Infatti, tutti ci chiedono quali sono i criteri di accesso. Ecco. No, Non c'è un è criterio, più umana appunto. la relazione, più che altro è capirsi. E per noi non è uno scherzo questa cosa delle 10 ore di volontariato, vuol Eh dire no. proprio avere anche delle aspettative. Ci piacerebbe anche, come già sta succedendo, ricevere delle proposte. Io con queste 10 ore voglio fare questo. Si può all'interno di Big? Noi ci attiviamo, insomma. Ne stiamo provando tante. Poi, se conosci il quartiere, sai che qui ci sono arcate ferroviarie dappertutto. I treni a greco passano da tantissimo. E abbiamo dei grandi volumi vicino alla cascina, sono le arcate ferroviarie, e potenzialmente potrebbero ospitare chissà quanti progetti di miglioria di quegli spazi. Li guardiamo tutti i giorni, ci sono venute tantissime idee. Ad esempio, abbiamo appena finito un crowdfunding per realizzare una parete di arrampicata sotto una di queste arcate. Ah. E in poco tempo abbiamo raccolto la cifra che ci eravamo messi come obiettivo. Tanto per Bello. dire, il quartiere ci sta attorno, chi è qui ha questo tipo di passioni, cerchiamo di essere rigeneranti per tutto l'intorno. Allora, sicuramente appena si potrà essere più tranquilli, verremo a vedere di persona perché sono molto curioso di venire al Borgo Internazionale di Greco per vivere anche e sentire l'atmosfera che si respira da quelle parti. Io, Cristian, ti ringrazio tantissimo davvero per averci raccontato questa bellissima esperienza e le coordinate ce le hai dette, le mettiamo anche comunque nei link a questa, nei commenti a questa diretta e poi le troverete anche nell'articolo che finirà quest'oggi pomeriggio poi su milanonews.it. Cristian, grazie mille davvero e complimenti per il lavoro che fate e porta i nostri saluti a tutta la squadra di Big allora.
grazie mille, davvero. Alla prossima, volta ci vediamo qua. Promesso, verremo sicuramente perché sono molto curioso di venire di persona a vedere l'atmosfera e vedere questa bellissima realtà che è Big, borgo internazionale greco. Grazie mille a Cristian Zanelli. Ciao, Grazie grazie. mille Cristian, grazie, buona giornata a te, buona giornata anche a voi che ci avete seguito. Sono le 12:59 minuti e 38 secondi in questo istante di oggi, mercoledì 27 gennaio. Siamo quindi in chiusura per questa puntata, ma noi ci rivediamo venerdì, sempre qui in diretta con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.